Questa processione è un pochino particolare. Le classiche 14 stagioni delle tre cadute di Gesù, l'incontro con la Maddalena, con la Madonna, sono tutte recitate. Dice, stazioni recitate, figurate, diciamo, non recitate perché non c'è... Accompagniamo Gesù, circondato, circondato Gesù per tutte le stazioni. Alla grande avventura di farsi come tutti noi, sottomesso al dolore, alla tristezza e alla morte. E tu, colui che senza peccato, passi ora per colpevole. Per questo sei a terra, come vittima del mondo, come espiazione per i peccati di tutti. Però cadendo, sollevi tutti noi. E anche io, caduto, come un nuovo figlio strogio, trarrò dalla tua grazia la forza di vita. Mi leverò e andrò da mio padre. Che ha capito le tue parole. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini? Anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. La donna che ti ha asciugato il volto insanguinato ha ricevuto come risposta la tua immagine impressa nella tela, il tuo volto santo, immagine del Dio invisibile. Gesù cade a terra senza pietà, sotto il peso del male. Le ginocchia si piegano, le braccia si allargano. Gli occhi non vanno.
Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse. Si conclude al campagna. Soldato e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo, perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamola a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura: sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. E Gesù, emesso un alto grido, spirò.
Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di morti risuscitarono. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo scesero dalla croce. Lo avvolsero in mente. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato mai deposto. Tutto è compiuto. Impressiona la sincera confessione del centurione romano. Davvero costui era figlio di Dio. Soprattutto l'espressione dolce del tuo corpo sereno, riflesso della tua anima che ha trovato la pace. Tutto è compiuto e tutto inizia. La tua gloria e la copiosa redenzione che tu costruisci. In questa tregua di 3 giorni, scendi nelle dimore della morte, dove attendono i giusti. Colgono dalla croce il tuo corpo rigido, tanto poco con le braccia di tua madre. Così si conclude il più grande dramma della storia, la tua morte, Signore. Affligge tutti come se fosse morto una persona cara. Tu hai preso la nostra spoglia nel seno di Maria, questo corpo morto che ella ora sostiene con le sue braccia. Quanto grande è una gioia nel darti alla luce, quanto grande è ora la pena. Tua madre è rimasta al tuo fianco nel momento supremo. Ella ha ascoltato dalle tue labbra morenti l'annuncio di una maternità nuova. Donna, ecco il tuo figlio. Essere la madre di Dio le ha imposto di essere la madre di tutti i credenti. Vergine della solitudine e del dolore, riempi il vuoto dei tuoi nuovi figli. Gli uomini vivono soli e cercano il tasso e il divertimento per dimenticare la loro condizione. Solo tu puoi saziare il loro cuore sofferente.